L'atleta ha trascorso la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche. Per quanto riguarda i parametri cardiorespiratori metabolici, rimane grave il quadro neurologico. Le condizioni di Alex Zanardi sono gravi ma stabili, come del resto lo sono state negli ultimi giorni. Per questo la direzione dell'ospedale Le Scotte di Siena, dove è ricoverato da 5 notti e 6 giorni, in accordo con la famiglia, ha deciso che quello del 24 giugno sarà l'ultimo bollettino medico, almeno fino a quando non ci saranno novità significative sul suo stato di salute. Riteniamo utile non diffondere altri bollettini medici sino a quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute. Quindi noi vi ringraziamo, però diciamo, come vi sto dicendo, non faremo altri bollettini a meno che non ci siano delle importanti novità. Anche Papa Francesco è rimasto colpito dalla vicenda del campione di handbike e così Bergoglio ha preso carta e penna e tramite le colonne della Gazzetta dello Sport ha fatto sentire la sua vicinanza. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. La sua storia è un esempio, ha scritto il Santo Padre. Tramite canali social arriva anche il commovente messaggio del figlio Nicolò, che ha fatto sapere di non voler lasciare la mano del padre. Un'immagine completata da un messaggio, anche oggi un piccolo passo in avanti.